A Giulianova il sindaco Ivan Costantini ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale presso il Cursal, gremito di persone. Il primo cittadino che punta al secondo mandato ha presentato agli elettori le 9 liste che lo appoggiano. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è un ampio polo civico formato da Giulianova Turismo, Giulianova in Movimento, Costantini Sindaco, Noi verso l'altra Giulianova e Obiettivo Giulianova. L'evento di oggi riprende in modo scaramantico l'altra inaugurazione di campagna elettorale di Costantini, avvenuta a gennaio di 5 anni fa. Io ho deciso di partire come ho fatto nel 2019 a gennaio, quindi ripercorriamo esattamente quanto accaduto nel 2019. Oggi è straordinario vedere che nel 2014 ho ereditato insieme a qualche amico le ceneri del centrodestra. Oggi siamo qui al Cursal a presentare 9 liste, il polo civico più tutti i simboli di partito. La più grande coalizione che si sia mai ricordata non solo a Giulianova ma nell'intera provincia di Teramo nel rapporto candidati-popolazione. Questo è un risultato straordinario e io veramente sono fiero e orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni e sono convinto che i cittadini ci premieranno ancora una volta, per i prossimi 5 anni ci daranno la possibilità di amministrare la città di Giulianova. Per Costantini in questi 5 anni di mandato è stato portato a termine buona parte del programma elettorale. Beh, devo dire che l'80% del mandato del programma del 2019 è stato realizzato. Manca qualcosa, ma siamo stati fortemente rallentati dalla pandemia, quindi siamo assolutamente concentrati nel terminare più cose possibili entro il 2024 e poi ci metteremo testa bassa a lavorare per cercare di realizzare i sogni di questa città, perché l'abbiamo ereditata. E questo è sotto gli occhi di tutti, una città spenta, morta, una città che non era più all'interno del palcoscenico politico-amministrativo e oggi invece è una città che torna veramente a brillare, a sorridere. Questo ci fa piacere, però il percorso non è finito e abbiamo necessità di avere altri 5 anni.